Allora, dispiace dover dire all'inizio del discorso sempre allora, ma stavolta è allora, perché è proprio in questa ora che noi non dovremmo stare qui, invece siamo qui. Come mai? Perché, come tutti voi sapete, noi in genere le denunce le facciamo il sabato, anche i carabinieri oramai sono abituati, tant'è che stamattina erano particolarmente sorpresi di vederci lì. Perché? Perché è successo un evento che, è vero, all'apparenza sembra banale e anche abbastanza insignificante, però è un evento che testimonia di una intenzionalità progressiva che va avanti nei decenni, dai decenni. Che cioè, poi ampiamente dimostreremo. Allora, il fatto qual è? Il fatto è che quell'imbecille poverino, incapace di intendere di volere, di Ignazio Marino, casualmente sindaco di Roma, e la gallina Coccodè, non casualmente, e la gallina Coccodè, che casualmente incombe la presidente della Camera a nome Laura Boldrini, fanno il gioco che sta andando avanti dal 1970. E adesso facciamo un attimo di ricollegamento della trama. Negli anni fra il 68 e il 70 si è svolta una vera rivoluzione culturale, oltre che politica, sociale, morale, in tutto, diciamo, l'Occidente, ma in particolare in Francia e in Italia, in Europa. Che cosa è successo? Che le forze, diciamo, antagoniste del regime precedente hanno organizzato la cosiddetta primavera araba antesignana di 30-40 anni rispetto a quella del Nord Africa. Questa primavera del 68 era portata avanti dagli stessi che hanno portato avanti la primavera settentrionale, dell'Africa settentrionale, e cioè dai servizi segreti delle più grosse potenze mondiali, e cioè occidentali, quindi la CIA, il MI6 o 5, che non si sa bene mai quale sia, il Mossad e in caso e d'Italia i servizi segreti italiani. E le parrocchie, ovviamente. Poi la cosa da sapere, tralascio tutto quanto perché poi ve lo andate a leggere su Alba Mediterranea, c'è da cercarla un po', ma si trova. Nel corso dei vari anni, a partire dal 68, sono sorte alcune sigle cultural politiche e cultural brigatiste, e cioè lotta continua, potere operaio e poi le Brigate Rosse a catena a scendere, tutti facente parte di un unico, diciamo, progetto potentato politico mondialistico che serviva e serve ancora tuttora al padrone. La cosa incredibile è che questi componenti, circa 300 componenti di queste organizzazioni, non è che sono svaniti nel nulla e si sono dissolti poi nel corso dei decenni. No, questi signori incredibilmente stanno tutti al potere politico, informale, dell'informazione e del media, e a livello di strutture e direttori di vario genere all'interno delle istituzioni. Cioè, ti faccio una piccola intervento perché è chiaro, bisogna capirlo. Qualora fosse avvenuta veramente una rivoluzione, sarebbe logico che i rivoluzionari stessero al potere. Siccome la rivoluzione non è avvenuta e loro stanno nei gangli del potere, significa che quella loro rivoluzione era totalmente fasulla. Non era una rivoluzione. Ecco. L'unico apporto che ha portato è stato il mutamento dei comportamenti sessuali. Quelli, ne discutevamo anche stamattina, hanno praticamente disgregato quell'oscurantismo retrogrado cattolico, diciamo, cristiano, per portarlo alla fase rimasto impunito ancora nell'Islam, ricordiamocelo bene, per portarlo alla fase attuale di disgregazione di oscenità assoluta dell'eros conclamato e dimostrato pubblicamente da parte dei gay. No, ecco, esattamente. Questo è veramente un'abnormità, un stravolgimento dei valori naturali anche dell'uomo. Dimostreremo non mistici, poi alla naturali. Luce di quello che scrive la grande sociologa e antropologa Ida Magli,
chi è all'origine di questa operazione? Allora, per andare poi al fuoco, al centro focale di questo, tutto questo discorso e anche della nostra denuncia odierna, va diciamo detto che questi signori, questi circa 300 appartenenti a Lotta Continua, Brigate Rosse, Potere Operaio, sono oggi dentro, come abbiamo detto, fanno i direttori di giornali, i direttori di telegiornali, i parlamentari. C'è stato Sergio D'Elia che addirittura, siccome gli hanno ridotto, aveva preso 30 anni l'ergastolo, dopodiché gli hanno ridotto a una quindicina, a 20 anni, alla fine è uscito di galera e i radicali, non a caso i radicali, lo hanno messo che faceva il segretario alla Camera, una cosa del genere, c'era una funzione burocratica importante all'interno del Parlamento, ecco, adesso non mi ricordo più. E beh, di questo Parlamento è perfettamente logico che questi che sono lì, peraltro, cerchiamo di ricordarci, perché è importantissimo, tempo fa era ancora vivo Enzo Biagi, pensa alla circonvoluzione mentale di quel vendutissimo personaggio. Allora, per dimostrare, stai bene a te, pensavo di essere un grande giornalista. Sì, appunto. Per dimostrare che la massoneria non contava niente, lui disse: io conosco uno che è gran maestro della massoneria e fa il valletto alla Camera. Certo, dove vuoi che stia? Stava lì a controllare i deputati, no? Certo. Valletto alla Camera. Quelli stanno lì per controllare quello che fanno singolarmente i deputati. Doppiamente sotto mentite spoglie, perché esatto, apparentemente una nullità nel contesto, in realtà è quello che comanda il gioco. Non solo. Come dimostrano ampiamente gli stipendi che queste persone prendono. Se fossero delle nullità, questi pseudo funzionari alla Camera del Senato... Ne conosco uno anch'io, un mio ex compagno di scuola, poi in separata sede ti racconterò che cosa è successo. Esattamente. Quando l'ho rincontrato. Vabbè. Allora, volevano chiedere la riduzione Renzi, no? Ho letto. Questo buffone. Questo vuole chiedere la riduzione degli stipendi di questi... Ma loro stanno lì, no, ma per conto dei poteri che ce li hanno messi. Che dunque ieri o l'altro ieri una delegazione di questi infamoni si è presentata in televisione in un sindacato di quei quattro gatti che saranno sì o no una decina di persone, una ventina anche, forse 20, hanno un loro sindacato in cui il sindacalista si è presentato a perorare le loro ragioni in televisione. Esattamente, che sono le ragioni della massoneria, della chiesa, dell'Opus Dei e di tutti questi. Voglio arrivare alla conclusione di tutto questo discorso per far capire perché sono... Anzi, queste cose le diremo, ecco qui, abbiamo anche questa. Andiamo avanti. Allora, questa diciamo azione infame che noi abbiamo denunciato oggi è partita qualche mese fa dal sindaco di Venezia, mi pare, o di Padova, nel Veneto, adesso esattamente non mi ricordo dove, ma in un sindaco del nord-est. Non credo che sia un sindaco della Lega in ogni caso. No, era un altro sindaco. Forse di Venezia, mi sembra di Venezia, però non mi ricordo lì ci bene. Ci sono anche delle ragioni turistiche molto importanti. Certo. Che, guarda, così come hanno fatto l'operazione George Clooney, no? Si è visto che si è sposato per l'ennesima volta a Venezia, adesso dovranno ovviamente inventarsi... L'ennesima volta per finta, anche lì. Sì, per forza. Sappiamo tutto, ovviamente. Allora, la cosa incredibile è che questi signori sindaci si replicano e reiterano e emulano in continuazione, tant'è che la settimana scorsa, non casualmente, il signor Pisapia, discendente di una lunga stirpe di infami che di professione dovrebbero fare l'avvocato, dicono loro, ma hanno molti piedi da mille piedi in molte staffe, e guarda caso lui nel 68, 70, 72 faceva parte di un collaborazionista delle Brigate Rosse e faceva quello che fa il... come si dice, la base, cioè il basista, lui faceva il basista, era quello che forniva le auto veloci per fare gli attentati, per fare le gambizzazioni o le rapine e così via.
se l'è scampata sempre, pur avendo dovuto subire vari processi. Perché sicuramente era molto ben ammanigliato. Il padre, grande avvocato di Milano, aveva sempre i giusti ammanicamenti e le giuste conoscenze per poter fare il doppio gioco, il triplo gioco, il quadruplo gioco, eccetera. Esattamente. Esattamente quello che faceva anche l'amico. Il compare che è stato quello che è stato per lungo tempo anche direttore di lotta continua. Bravo, certo, lo sappiamo bene. E che faceva anche l'amico di Berlusconi, che è stato ministro della difesa, come si chiama? Quello che parla tutto rauco. Ah, cosa? Sì, ho capito. Il calabrese trapiantato a Milano. Anche lui, no, che fa il leghista, il legalista, sì. No? Il legale, quello che invece fino negli anni 60-70 faceva il bombarolo pure lui, insomma, ecco, tanto per dirci. Ma uno che fa il bombarolo in buona fede, e l'ho fatto pure io e forse anche Giorgio, è estimabilissimo, perché è convinto di combattere il potere, ma quando tu fai il bombarolo al soldo del potere o del contropotere, la cosa cambia molto. Quindi, allora, la settimana scorsa Pisapia ha fatto la sua bella run 3, la sua bella sceneggiata. Sta settimana è toccato al signor Ignazio Marino, supportato nella sua cialtroneria dalla gallina cocodè che si chiama Laura Boldrini, che fa finta di non aver fatto la gallina cocodè perché... Lo sanno tutti. La gallina cocodè nello spettacolo di Renzo Arbore. Quando si presenta da qualche parte gli buttano i semi di mais. Certo, mi sembra giusto, più che corretto. Allora, che cosa è successo? Ieri il signor Ignazio Marino ha infranto la legge intenzionalmente e colposamente. Perché? Perché è andato ad iscrivere, a trascrivere sull'anagrafe del Comune di Roma l'avvenuto matrimonio all'estero di 16 coppie di omosessuali, il che è contra legem, non se può fa. E i signori, sia il signor Pisapia, che qui non ce l'ho messo Pisapia, ma poi ce l'aggiungiamo, il signor Pisapia, il signor Ignazio Marino, il cosiddetto tutti... signor Pisapia in nome del padre, del figlio e della zia. Allora, contravvenendo al dettato della legge, e loro lo sapevano bene perché è una legge molto nota. Ma non lo so se Marino sia in condizione di saperlo. Ah, beh, è talmente tale la loro ignoranza. Pisapia probabilmente lo sa, ma Marino non lo so. Allora, che succede? Succede che i signori ledono la legge in maniera tale che possono essere denunciati per abuso d'ufficio, omissioni di atti d'ufficio, istigazione a delinquere, istigazione a disobbedire le leggi, poi falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Allora, perché questa cosa è possibile affermarla? Perché l'articolo 28 della Costituzione dice, attenzione, i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e degli enti pubblici, quindi è grave, molto grave, perché loro nella loro funzione di pubblici ufficiali hanno coinvolto gli apparati dello Stato in una controindicazione e violazione formale e ufficiale di una legge dello Stato. Ma poi ledono soprattutto il dettato dell'articolo 54 sempre della Costituzione, e cioè tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempiere con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. Quindi qua non solo non hanno rispettato la legge, ma l'hanno anche devastata disonorandola. Certamente. E quindi, oltre ad essere dei delinquenti, sono anche degli infami. Certamente. Aspettiamo che qualcuno ci quereli, sì, ci vogliamo controquereli. Sì. Siamo sempre qui ad aspettare noi. Sì. Sono 6 anni che stiamo aspettando. Che qualcuno ci quereli. Vabbè. Ciao a Dopodiché tutti. Dopodiché passiamo ad altre cose.